Quando a Berlino l'Italia intera ha alzato la Coppa del Mondo FIFA al cielo, migliaia di ragazzi hanno rincorso il loro sogno di diventare campioni e si sono iscritti a una scuola calcio. Quando la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo FIFA in Sudafrica, migliaia di giovani sono passati dal festeggiare i loro campioni ad esultare per i propri gol. Il calcio può ispirare milioni di persone. Per questo sponsorizziamo la Coppa del Mondo FIFA, la Coca-Cola Cup e molti altri eventi locali. 111.000 giocatori per oltre 14.000 squadre, con 15.800 donne partecipanti ed un record per la Campania con 27.000 reti, pari al 33% del totale. Nel prossimo weekend sul lungomare arrivano le finali nazionali della terza edizione della Coca-Cola Cup, il progetto didattico-educativo con un torneo di calcio a 5 per gli studenti delle prime due classi degli istituti secondari, ma anche con attività collaterali nel village come ping pong, badminton, basket, biliardino e campi di allenamento. Tutto il progetto è partito qui 3 anni fa, negli anni siamo cresciuti, la Campania si conferma in assoluto la regione con la più alta partecipazione, pensate che in 3 anni sono stati 148.000 i ragazzi della Campania, quindi quasi l'equivalente dei ragazzi che dalle 5 regioni di quest'anno partecipano a Coca-Cola Cup. Un progetto che sta crescendo e ringraziamo davvero questa regione e la città di Napoli per averci ospitato fin qui e per ospitare il villaggio questo fine settimana sul lungomare tra Via Caracciolo e Rotonda Diaz. Tra le scuole finaliste due istituti campani, il liceo Cortese di Maddaloni e l'ISIS Guacci di Benevento. I vincitori parteciperanno ad un campus educativo sportivo che integra un percorso didattico sull'importanza di praticare uno stile di vita sano ed attivo nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Lo sport oggi è sempre più, forse anche più di ieri, uno strumento che deve rappresentare aggregazione, impegno, educazione e anche diciamo un valore sociale come prevenzione e come alternativa rispetto a quelle che sono delle realtà probabilmente più disagiate. Quindi continueremo a supportare e a collaborare tutto ciò che promuoverà lo sport per il significato intrinseco che i valori dello sport mette in campo.